La Dimar a Rimini, in corso d'Augusto, chiude i battenti. Da oggi lo storico locale di musica non sarà più aperto al pubblico, a causa della crisi che continua a produrre effetti negativi sull'economia italiana. Glauco Valentini ha intervistato Stefano Focchi, il figlio del titolare della Dimar. Siamo con Stefano Focchi, figlio del titolare dello storico negozio di Corso d'Augusto di Rimini, la Dimar. Purtroppo io quando ho sentito che la Dimar chiudeva mi è venuta la pelle d'oca, perché tutti i riminesi sono riforniti in questo negozio, proprio col disco vinile. Innanzitutto, come mai questa decisione? Ah, il mercato che non ci permette di andare avanti, ci sono troppe spese e pochi incassi, diciamo. Un po' anche il problema di internet. Sì, soprattutto molti scaricano da internet gratuitamente e quindi non vengono più a comprare i dischi. E così, il nostro enorme assortimento così non... Ma dispiace un po' anche lei di questa decisione? Sì, sì, mi dispiace, ma soprattutto dispiace mio padre che l'ha creata e quindi è molto legato a questa ditta. Io adesso non lavoro più qui e quindi sono meno legato, insomma, affettivamente, però insomma mi dispiace molto anche a me. Insomma. Quanti anni di attività ha tenuto aperto il negozio? Beh, qui più di 50 anni, che si chiama Dimar, prima ancora si chiamava Comer, ma c'erano più che altro elettrodomestici, però i dischi sono cominciati più o meno nel 68 così. Quindi in questo momento state facendo una svendita totale con sconti del 50-80%. Abbiamo ancora tutti i generi musicali, magari finito qualche artista di pop, quelli più importanti, più conosciuti, però c'è un'enorme ancora scelta per chi vuole venire, che apriamo dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20, tutti i giorni tranne la domenica che ci riposiamo un po'. Quindi si può trovare ancora delle cose in vinile storiche? Senz'altro, molte, sì.